Sottosopra potrebbe essere un negozio di abbigliamento e nerd appeal, un negozio di elettrodomestici. Presto potremmo vederli far parte del tessuto commerciale aretino, grazie infatti a Scuola d'Impresa, i neodiplomati dell'Istituto Buonarroti Fabrizio Bacci e Roberto Barbagli hanno vinto con questi due progetti l'edizione 2012-2013. La cerimonia di premiazione dei due manager in erba si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Aretino ed oltre a loro sono stati premiati anche alcuni studenti delle classi terza e quarta dell'Istituto di Arezzo e dell'ISIS Galilei di Poppi, con un viaggio premio per visitare a dicembre la Fiera dell'Elettronica di Piacenza. Insomma, il primo anno anche bocciato, quindi insomma arrivare in quinta, diplomarsi con 95 e ricevere la borsa di studio è sicuramente una bella soddisfazione. Niente è facile. No, è tutto difficile, c'è sempre qualche intoppo che ti mette in difficoltà, ma bisogna risolvere le difficoltà. Senti, com'è andata? È andata bene, ringrazio tutti, la scuola, gli imprenditori che hanno partecipato, i professori per l'opportunità e adesso spero di usare questi soldi per continuare i miei studi in economia, che è comunque il campo sì, che mi piace. Senti, anzi vi faccio una domanda veloce a tutte e due, questo premio in realtà cosa vi ha insegnato? Che niente è facile? Sì, ci ha insegnato sicuramente che niente è facile e che insomma bisogna impegnarsi in ogni cosa che si fa, perché se no non si raggiunge gli obiettivi che ci si prefissa. Esatto, sì, che comunque anche ci sono delle opportunità che comunque lo Stato, la provincia garantisce agli studenti e è una fortuna poterle cogliere. La scuola deve fare la sua parte in un momento in cui le condizioni del paese dal punto di vista economico non sono le migliori, occorre la crescita e quindi anche la scuola può contribuire. In subordine direi questo, che già avviene in molti paesi che tra scuola e mondo dell'impresa vi sia una simbiosi, per esempio nel mondo tedesco dove si realizzano forme di apprendistato estremamente efficaci che coinvolgono le aziende e coinvolgono altresì la scuola. Addirittura in Germania 4 giorni settimanali si va in azienda e 2 giorni si va a scuola.